a Lecca. Ed ora Danimarca contro Canada. Eccoli qui i danesi con Bjorn Åkerström, Erlend Dandanell e Henrik Hammel. Il Canada presenta Doug Barron, Jim Fisher e Steen Madsen. Le altre batterie vedranno di fronte Giappone e Russia, Stati Uniti e Repubblica Ceca, Italia e Polonia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Grecia, Francia e Australia. Sarebbe già un ottimo risultato per la squadra azzurra entrare nelle prime otto. Squadra nuova per il Canada, più collaudata invece per i danesi. Tre giri. E qui vedete un problema per la squadra canadese, con uno dei partecipanti rimasto staccato, non riesce a recuperare, questo è un guaio. Miglior tempo per la Danimarca. Ancora mezzo secondo di ritardo per il Canada. Ed ecco l'ultimo canadese, vedete, infatti paga la stanchezza, ora un secondo e tre di ritardo, quindi vince la Danimarca 47-74. Oltre i 48 secondi il tempo dei canadesi. Partenza sbagliata e corsa compromessa per il Canada, che, lo ripetiamo, ha avuto il terzo concorrente, probabilmente Steen Madsen, che non è riuscito mai ad agganciarsi agli altri due compagni di squadra e ha un po' rallentato il treno, ma ha anche perso tanta energia, e quando è rimasto da solo nell'ultimo giro ha fatto segnare un tempo notevolmente inferiore a quello del danese, quindi molto probabilmente i canadesi non passeranno il primo turno. Questa è la partenza dei canadesi, cerchiamo di capire chi è che è rimasto staccato. No, non era, forse era Jim Fisher che è rimasto staccato. Ed ecco invece un dettaglio della prova di Dandanell, lo sprinter che ha concluso la prova per la Danimarca.